Buonasera dalla Casa d'Energia, nuova puntata. Anche questa sera parliamo di politica, come immagino faremo quasi sempre, praticamente sempre da qua fino a maggio o barra anche giugno, a seconda di quello che accadrà. Andiamo a vedere chi abbiamo questa sera. Saluto l'assessore Lucia Tanti, bentornata. Grazie, buonasera. E poi Francesco Romizzi, che in questa consigliatura è stato capogruppo di Arezzo in Comune, ma adesso il progetto, poi ci spiegherà, cambia nome e poi dopo ne parliamo. Buonasera, Fabio. Buonasera, e saluto poi Piero Franchini. Buonasera. Stiamo aspettando David Faltoni. C'è una sedia vuota, una tristissima sedia vuota. Di solito sedia vuota si mette per l'ospite che non viene, in questo caso verrà comunque. Ci voleva un altro manichino, che era stato lui uno dei... Ora si porta. Salutiamo anche il manichino che ci ha tenuto compagnia in passato. Allora, l'altra settimana, prima di entrare nel vivo, abbiamo annunciato, no, di alcune immagini. Tu hai... intanto vedo nella penombra l'arrivo di David Faltoni, quindi questo ti inquieta, attenzione. Ecco, lo vedrete passare probabilmente alle nostre spalle. Vediamo delle immagini che tu hai girato, eccolo, in America, perché tu sei stato là. Sono stato a New York, sono fresco di New York. Vedete, questo è l'ingresso sud di Central Park. Qui sentite la mia voce, ovviamente sono fatte con il cellulare le prese, quindi la qualità non è ottima. Che cosa è successo? Come ho spiegato un po' anticipato nella scorsa puntata, abbiamo iniziato una collaborazione col New York Police Department, che ci ha aiutato come Casa dell'Energia a cercare all'interno di Central Park i manufatti dei primi del Novecento che sono stati proprio realizzati all'interno della fonderia e destinati a Central Park. Quindi io sono stato 3 giorni, quindi non ho avuto l'opportunità di girare tutto il parco, perché ovviamente Central Park è molto grande. Però ho avuto l'aiuto della polizia e devo dire che ho fatto delle ricerche, sono ancora in itinere e sto cercando di scoprire quanta produzione della nostra Bastanzetti, quindi del 1889, sono state destinate appunto a Central Park e donate proprio alla città di New York. Ho trovato un busto di Giuseppe Mazzini all'interno, che poi è noto, diciamo, che ci sia, è stato donato proprio dallo Stato italiano al comune di New York. Quindi, nel senso, la nostra italianità è presente all'interno di Central Park. Io ho visto appunto che lo stesso Joseph Gallucci, che è appunto il vicecomandante della polizia di New York, è un italo-americano, quindi affezionatissimo alla sua patria. Questa collaborazione nasce nel giugno del 2019, quando il gemellaggio con la nostra polizia locale ha fatto sì che fosse celebrato questo evento, che era un convegno su 2 modelli di sicurezza al confronto, dove c'è stato anche il sindaco e è stato anche patrocinato dal comune, dove appunto si parlava di questi 2 modelli di sicurezza a confronto, quello italiano e quello statunitense. È stata una bellissima iniziativa, dove poi loro hanno donato una targa, quindi sono stati veramente encomiabili. Questo è il busto di Giuseppe Mazzini all'interno di Central Park. Vediamo, siamo nelle ore del tramonto, non c'è molta luce, però comunque le ricerche continuano. Io tornerò a New York con grande piacere e spero appunto di dare anche alla città di Arezzo delle testimonianze storiche inedite sulla vita della fonderia e questa continuazione poi oggi che è Casa dell'Energia Urban Center, che dà a tutti gli aretini un servizio importante, tanti servizi, come sappiamo, consulenza energetica, distribuzione del sacchetto e consulenza sulla raccolta differenziata tramite Sai Toscana. Quindi, nel senso, i servizi vanno avanti e, come dire, questa ricerca storica è un po' una ciliegina sulla torta. Ed è molto bello questo ponte, no, tra passato e presente, quindi tra storia, tradizione e poi, ecco, quello che è oggi e che sarà domani questo luogo. Saluto Davide Faltoni, ciao David. Ben arrivato. Buonasera. Eccolo qua, elegantissimo come sempre. Chi vuoi invitare? Il nostro amico a guardare al futuro. Tutte le volte ci inizia la trasmissione col passato, guardiamo al futuro. Cominciamo bene. Cioè, è arrivato in ritardo, non solo in ritardo, ma anche critica. Cerchiamo di far diventare questo ambiente qualcosa. Si può di... cacciare dalla trasmissione. Ora si chiama Angelo Rossi, così lui l'ha già etichettato, quindi penso che come scocciare. No, anche di più. Posso fare, sì, una battuta su quelle immagini? No, ho visto l'immagine di Fabio. Te perché stai tutto storto così? Siamo dritti, perché qua poi in effetti con la televisione davanti. No, una battuta, ho visto le immagini di Fabio, di Moria al Central Park. Io credo che Ghinelli
abbia bisogno del gemellaggio non solo sulla sicurezza, probabilmente ha bisogno di un gemellaggio anche per capire come si fa manutenzione dei parchi, perché quelle poche immagini mi fanno vedere un Central Park perfetto, a differenza dei parchi cittadini che non ce n'è uno in condizioni decenti, tutti. E così la tocchiamo piano per iniziare subito la trasmissione. Credo che si possa fare anche un gemellaggio per lo sport, visto che tu quando eri assessore ti sei dimenticato di accatastare lo stadio. Ai, proprio sullo stadio, piccolo, mi piccolo, piccolo, questa notte partenza cardiopalma. Se vogliamo parliamo subito dello stadio. Sì, no, ma di contatto puoi cominciare con l'accatastarlo, visto che l'abbiamo dovuto fare dopo perché non era stato accatastato. La premessa è che questa giunta ha governato 5 anni e va indietro di più di 5 anni. Io vorrei attestarmi in quello che è stato fatto in questi 5 anni. Era per dire che... Dopodiché lo stadio, io ricordo ai telespettatori sportivi che noi siamo riusciti a fare dei lavori di 250.000 euro all'ultimo momento per poter permettere l'iscrizione a quella che una volta era la Serie C, alla Lega Pro dell'Arezzo, quando si salì di classifica, grazie a dei lavori che l'ufficio sport, in particolar modo il geometra, la direttrice, hanno fatto in maniera tempestiva e importante. Semmai le chiedo che fine ha fatto la maratona, perché Ghinelli appena si insediò disse rifaccio la maratona entro il mandato. Mi sembra che la maratona è sempre nelle condizioni di prima. Non mi risulta che questa maggioranza abbia fatto alcunché nello stadio del Comune di Arezzo, o sbaglio? Questa maggioranza intanto, cosa ha fatto nello stadio? Questa maggioranza intanto ha accatastato lo stadio che tu non avevi visto che non era accatastato. Eri assessore allo sport. Bene, quindi ha svolto una pratica burocratica. Una pratica molto importante. Fatta la pratica burocratica? Se mi fai parlare meglio. Sì, sì, no, io vorrei però cose che i cittadini vedono, sì, no? Sì, le burocrazie. Ha accatastato lo stadio e ha contribuito in maniera determinante a salvare ciò che nello stadio va, cioè la squadra, che non è di poco conto. Io voglio invece invitare Davide Faltoni a smettere di spippolare. Ma lui è in contatto con le ultime agenzie. Di spippolare. Hai visto come... Oh. No, non potete dire che non vi divertite con no, infatti, esatto. Una partenza così a gazzo non ce l'aspettavamo. Io credo che la scelta tanti ho il fiatone che perché doveva intervenire invece di spippolare, capito? Lui che è quello allora, che poi dopo visto che siamo mette puntini la campagna elettorale finalmente che manca pochi giorni e non ha mai visto uno scontro tra nessun politico, quindi finalmente si dà l'inizio anche a questo, ma neanche stasera fino ad ora eri tutti lì amorevolmente, tutti d'accordo, tutti volemose bene, tiriamo avanti, ora finalmente cominciate un attimino a posizionarvi. Allora, stuzzichiamo subito, l'altra settimana qua avevamo Andrea Modeo, no? Che è consigliere del Partito Democratico, lui ha ribadito quello che era il pensiero che era stato all'epoca di Bracciali, ancora prima di Bianconi, cioè lui definisce la giunta Ghinelli la terza giunta Fanfani, sei d'accordo? Modeo, assolutamente no, non sono d'accordo. L'aveva perché... detto anche Bracciali, però. Sì, la prima lo disse Bracciali, lo disse subito, qui sì. Modeo l'ha detto alla fine. Ecco. Non sono assolutamente d'accordo. Sentiamo la Lucia che dice, perché io lei non sono d'accordo, poi dopodiché... Era la terza giunta. Beh, lui ha fatto parte della giunta. Nella stessa giunta. Avete trovato forse l'unico argomento nel quale siete d'accordo. No, non mi pare proprio, insomma. Non sono assolutamente d'accordo. Però allora vuol dire che Modeo è sta maggioranza, insomma. Chissà. No. Invece, sui questi 5 anni di questa giunta, qual è stata, ecco, le 2 o 3 cose magari più importanti che non vi sono piaciute e sulle quali invece volete cambiare rotta? Nel caso... Io credo che l'amministrazione Ghinelli, che era partita con annunci roboanti, con impegni elefantiaci per la città, abbia dimostrato la totale assenza di qualunque tipo di strategia e di visione complessiva della città. Non sono parole in politichese. Che significa? Significa che Ghinelli ha governato questa città con l'improvvisazione, cioè non c'era un progetto, non c'è un progetto, perché di fatto la città in questi 5 anni si è impoverita dal punto di vista economico, aziende che chiudono, dipendenti che vanno a casa, il comune disinteressato tra l'altro nei confronti di queste vertenze, l'aspetto culturale, di fatto una città che ha svenduto ad un ente di diritto privato i beni culturali e non ha organizzato nulla se non un festival estivo che costa quasi 1 milione di euro, il Raro Festival, il nome è semplificativo del tipo di festival, quindi di fatto l'amministrazione Ghinelli non lascia nulla.
Quindi questo è il cappello generale, l'assenza di strategia, di visione di città economica, culturale, sociale, politica. Dopodiché l'unica opera pubblica dell'amministrazione Ghinelli è l'acquisto della nuova sede della Polizia Municipale, 6 milioni di soldi pubblici che quindi ricadranno nelle teste degli aretini, perché è stato fatto un progetto di finanziamento, di leasing specifico, che ricadranno nelle teste degli aretini per i prossimi anni, spostando la sede della Polizia in un luogo terribilmente, diciamo, non adatto per la Polizia Municipale, via Fabio Filzi, strada senso unico che entra in via Vittorio Veneto, che è una delle strade più trafficate della città. Noi avevamo fatto una proposta alternativa, che era quella dei locali dell'attuale manutenzione in via Arno. L'altra, nessun intervento, quindi assenza di qualunque tipo di opera pubblica, solo il restauro dell'acquedotto Vasariano, tra l'altro fatto da Fraternita, e c'è acqua da tutte le parti. È un acquedotto, direte, è normale, ma non ci passa più l'acqua, quindi non dovrebbe esserci l'acqua, le cadute di acqua nell'acquedotto. Quindi nessuna opera pubblica in questi 5 anni di rilievo, nessuna strategia. Una delle cose più importanti che Ghinelli aveva dichiarato: faccio la chiusura dell'anello a nord. Personalmente sono contrario, però lui aveva avanzato questa proposta, nulla è stato fatto. Il primo pezzettino che non va di certo a risolvere i problemi del traffico nell'asse viario principale. Sulla cultura ho detto, la fine, diciamo, di qualunque tipo di programmazione culturale di livello. Si sono trovati il Teatro Petrarca pronto, già aperto dalle precedenti amministrazioni, ci hanno infilato, grazie a Toscana Spettacolo, quindi grazie alla Regione Toscana, una programmazione teatrale di livello, ripeto, grazie ad un ente della Regione che si chiama Toscana Spettacolo. Quindi se vogliamo posso continuare a fare l'elenco. No, però basta, sentiamo Lucia Tanti. Chiudiamo il libro e apriamo il libro, quello vero. Cultura e turismo. Oggi la città di Arezzo è un modello rispetto alle fondazioni. Ci sono comuni, anche capoluogo di regione, che vengono a studiare il modello delle fondazioni, che ha liberato la cultura e il turismo, in particolare la cultura, da una mano eccessivamente interventista della politica, che ama più in qualche zona dell'arco costituzionale creare clienti piuttosto che cittadini. Sono stati fatti investimenti importanti in alcuni settori fondamentali della cultura. La musica classica non è rara, è bella ed è cultura e non è una perdita di tempo. Non si può misurare la musica classica, Francesco, come tu misuri una sagra della salsiccia, perché hanno altre modalità di valutazione. Il turismo è sotto gli occhi di tutti. La città del Natale è stato un successo poderoso che credo che sia, come dire, anche pleonastico sottolineare. Oggi non c'è più un aretino residente ad Arezzo che sia fuori di casa, perché hanno trovato tutti una collocazione. Il dormitorio oggi lo gestiamo comune insieme a Caritas, e quando ci siamo insediati era tutto nelle spalle di Caritas, perché l'allora assessore alle politiche sociali riteneva che non dovesse essere impegno di questa amministrazione. Abbiamo raddoppiato i contributi affitto per permettere alle persone di stare nelle proprie case e contribuire a pagare l'affitto a chi le case le affitta. Abbiamo investito nella scuola, abbiamo assunto 43 educatori, facendo quindi una iniziativa che ha cambiato il progetto educativo della città. Con voi si appaltava, con noi si investe in educatori della città di Arezzo. Insomma, come dire, si poteva fare di più. Certo, in 5 anni si fanno meno cose rispetto a 10, speriamo di averne altri 5, ma quello che è vero è che la giunta Ghinelli ha dimostrato una cosa, e cioè che il primo passo è per uscire dalle secche, il secondo è per portare a compimento le cose fatte. Passaggino sul raro, sì. Però lo devo fare. La musica classica, chapeau di fronte ai grandi maestri della musica. Io mi attesto, quel festival è costato 666.000 euro, ha avuto 23.000 euro di entrate e 3.000 presenze. Questo è un dato di fatto, tra l'altro comunicato da Ghinelli stesso. Quindi 666.000 euro di costo, 3.000 persone che vanno a vederlo. Fate un paragone, vuol dire che quel festival è costato 222 euro eccetera eccetera ad Aretino, e ne hanno usufruito solo 3.000 persone. Questo è il tema. Con Arezzo Wave, tanto per fare un esempio, si spendeva 30.000 euro e si faceva un festival che riempiva la città. Con altri tipi, con i Castica, si spendeva meno della metà di 666.000 euro e la nostra città era in tutte le riviste internazionali del settore artistico, all'arte contemporanea, allo stesso livello della musica classica dal punto di vista del rispetto artistico. Quindi
se vogliamo parlare del raro ne parliamo approfonditamente. Dopodiché, Lucia, complimenti, hai elencato quello che fai tu, quello che hai fatto tu nel sociale, non hai parlato della giunta nella sua interezza, hai parlato esclusivamente, no, io non sono assessore a nulla, però ti parlo di qualunque cosa, se vuoi si parla dei lavori pubblici, dei lavori pubblici, dello sviluppo economico della città. Se mi dai tempo si entra, ma siccome hai fatto delle valutazioni di ordine generale, ti ho risposto con altrettante valutazioni di ordine generale. Quando parlo di turismo parlo dell'assessore Comanducci, quando parlo di cultura parlo del sindaco Ghinelli. Ti vorrei ricordare che il Festival dei Due Mondi di Spoleto all'inizio ha avuto un investimento poderoso di finanze, perché oggi è diventato un target importante. Certo, se tu mi dici, se questa festa giunta dei due mondi, chiudi la Casa delle Culture e poi fai il Festa dei Due Mondi, dici, è veramente una roba incredibilmente la Casa delle Culture no, è una cosa normale. In un mondo normale, cioè, noi abbiamo investito sull'integrazione, senza dare sostegno a qualche associazione più vicina a te che non alla città. A te molto vicina. Poi dopo mi dici cosa e ne parliamo. Assolutamente, nei luoghi quando deputati. Vuoi. C'è un conflitto interno. Sono molto lamentate le associazioni e pochi cittadini di quella scelta. La scelta delle Casse delle Culture è chiusa, la rivendico, perché oggi c'è l'università lì. C'è l'università, quanti studenti posso... ci sono? Tanti quanti sufficienti per far partire un corso autonomo rispetto proprio a Siena. Posso... E comunque, intorno alla Casa delle Culture, ti segnalo, cara Lucia, che c'è stata una delibera di iniziativa popolare, 3.500 firme di cittadini aretini, delibera di iniziativa popolare. Meglio il raro festival che investe sulla cultura, Carezzo Wave, dove si andava a raccattare qualcuno che moriva per overdose. Diego. Sì, dunque allora io credo che sia giusto anche parlare di altre cose fuori, diciamo, sì, che la cultura è importante, però. Allora, io mi riferisco un po' a quello che avviene nelle periferie. E quindi le periferie che onestamente devo dire che abbiamo avuto i marciapiedi in via Vittorio Veneto, per dire, al periodo che era di diversi anni fa, e poi da lì dell'amministrazione precedente, dell'amministrazione precedente, e poi però è rimasto tutto lì, ecco, sia con l'amministrazione precedente e sia con quella di ora. Perché? Perché effettivamente noi abbiamo avuto, diciamo, parecchie cose che sono avvenute in quelle zone, cioè in quelle zone più alto verso e ne è stato parlato a lungo. Quindi noi avremmo voluto che ci fosse stato un po' più di aiuto per quanto riguarda tutto quel territorio che è abbastanza ampio e poi è, diciamo, qualificato, perché lì ricordiamo che la strada era il proseguimento di Corso Italia, là dove quando non c'entravano più negozi nel corso, si sono aperti in via Vittorio Veneto. Ci sono appunto attività di eccellenza, ci sono appunto delle attività che onestamente lì abbiamo sofferto. Perché? Perché tutto ciò che è avvenuto, credo che devo dire che è stato valido, cioè anche la città di Natale, eccetera, eccetera. Però ecco, purtroppo ci siamo dimenticati, perché noi siamo diventati un parcheggio di gente che scendeva, che se possibile tirava su, andavano a vedere la città di Natale, andavano a vedere i mercatini tirolesi, e lì noi guardavamo le macchine, perché così almeno qualcuno c'aveva che le guardava, e quindi ecco, e onestamente l'abbiamo detto più volte questo, quindi siamo rimasti lì. Quel posto, diciamo, ora cerchiamo con i commercianti appunto di fare delle iniziative, appunto sabato prossimo, il 22, ci sarà appunto il carnevale, e quindi ecco, però ecco, lì noi effettivamente avremmo bisogno di, e diremo alla prossima giunta, e lo già lo diciamo fin da ora, chi sarà sarà, quindi ecco che effettivamente questo urlo, questa lamentela che sta arrivando, e piano piano noi si cerca di contenerla, perché non vogliamo essere sguaiati, non vogliamo essere, però e chiaramente poi anche al limite siamo pronti a diventarlo. Ecco, quindi pensate, non solo a via Vittorio Veneto, ma noi parliamo di Pescaiola, noi parliamo delle strade di via Fiorentina, quindi ecco, effettivamente sono state
molto ma molto dimenticate. C'è la pubblicità e poi ripartiamo. Eccoci tornati alla Casa dell'Energia, qui la situazione è movimentata. Volevo chiedere a Lucia Dante una risposta su queste, sulle periferie. Il discorso può essere allargato poi anche alle frazioni, ovviamente, perché qualche lamentela è arrivata alla parte Olmo. Parte della Valdichia. Allora. Ma pare di ricordare che l'assessore Camurrini, visto così almeno parlo anche di altri, mi si rimprova di parlare solo di me, ha fatto decisi interventi anche fuori dal centro storico, in alcune frazioni importanti. Ricordo Ricutino, dove ha chiuso una questione che era aperta da moltissimi anni, ricordo interventi a Palazzo del Pero, ricordo interventi a Quarata, importanti anche per quello agglomerato urbano che ha una sua configurazione anche storica, quindi ha una sua valenza di tipo non soltanto abitativo ma anche culturale. E questo è un tema. Il tema delle periferie è una questione di ordine generale molto importante, tanto è vero che il governo Renzi, perché era il governo Renzi, fece proprio un bando dedicato alle periferie proprio per dare un sostegno a tutti i comuni d'Italia, non necessariamente a questo o a un altro, ma a tutti, per avere una strategia più complessiva di investimenti nelle periferie, di ricucitura urbana, di rigenerazione urbana. Quindi se mi si dice che l'attenzione va aumentata, sono d'accordo, credo che vada fatta una strategia che oltre ad impegnare le amministrazioni impegni anche, come è stato fatto in quel caso, e parlo di un governo che non era il mio governo politicamente, ma riconosco che ha avuto un'attenzione particolare rispetto al bando periferie. Poi si è bloccato, poi è ripartito e io oggi, proprio oggi, ho mandato una nota di sollecitazione ad ANCI, al referente delle politiche anche scolastiche, come dire, cercando di coinvolgerlo su un tema che è quello delle scuole di periferia. Noi oggi nella città di Arezzo, come in tutte le città medio-grandi, applichiamo per l'attivazione delle classi i numeri che la legge ci dà, non meno di 15 bambini, non più di 26, mentre in alcuni comuni montani per fortuna ci sono delle deroghe. Io credo che con un meno 24% di natalità il tema delle deroghe debba essere portato anche per i presidi di periferia. Infatti chiuderà la scuola di Quarata? Al momento ha 3 bambini iscritti. Quindi, abbiamo parlato la volta scorsa. Il numero minimo è 15, fosse a Sestino sarebbe 10, quindi non basterebbe neanche Sestino, però c'è un dato e credo questo metta un po' d'accordo tutti, ci sono alcune regole che sono state tarate per anni passati e che erano magari adeguate in quegli anni quando lo spopolamento riguardava soltanto i comuni montani e i comuni insulari. Oggi con un meno 24% di nascite a livello toscano, meno 23 qualche cosa a livello cittadino, riguarda Arezzo ma è un fatto nazionale, il tema delle classi nelle periferie va rivisto attraverso la possibilità di applicare delle deroghe, perché se non si applicano delle deroghe non qui ma ovunque, quelli presidi che sono presidi educativi ma anche sociali verranno nel tempo ad essere impoveriti, per cui è inutile, dico io, fare giusti investimenti, così riparo dell'assessore Camorrini, del vice sindaco, 200.000 euro nel presso di Quarata, la scuola c'è, la classe c'è, non ci sono i bambini, con 3 bambini si fa una classe, neanche in Alaska. Francesco Comizzi, sulle periferie? Sul tema periferie io credo che daranno il loro giudizio sull'attuale amministrazione gli elettori, i cittadini elettori delle zone periferiche della città. Io credo che sarà abbastanza chiaro il giudizio degli aretini su quello che non ha fatto l'amministrazione Ghinelli, non solo nelle frazioni della città di Arezzo, ma anche, come giustamente ricordava Franchini, nell'immediata periferia di Arezzo, quindi cioè fuori dal centro storico. Tutta la narrazione di tanti all'inizio della trasmissione sulla città del Natale è evidentemente paradigmatica di questa amministrazione, che si è concentrata completamente, totalmente, sia dal punto di vista dello sviluppo turistico, che significa far funzionare dei negozi e quindi significa sviluppo economico, sul centro storico della città. Errori che vengono, cioè scelte che non fa solo l'amministrazione di Arezzo, cioè anche Firenze probabilmente, che è di centrosinistra, ha concentrato tutto sul centro e sullo sviluppo turistico. E non è stato investito, che ne dica l'assessore Tanti, alcunché dal punto di vista architettonico, ma non solo dal punto di vista architettonico, di lavori pubblici, di opere pubbliche. Io penso anche al fatto che sono scomparse le circoscrizioni per una legge
legge sciagurata per quanto mi riguarda, e ci potevano essere le condizioni per esempio per riattivare dei presidi di incontro, di scambio. Invece si è fatto, e questo la Tanti lo sa bene, un regolamento nei confronti dei centri di aggregazione sociale che li ha strozzati rispetto alla possibilità di fare iniziative, di implementare la partecipazione. Quindi io credo che, non voglio dire altro, perché io credo che i cittadini di Arezzo alle prossime elezioni, su questo sono certo, non so chi vincerà tra il centrodestra e il centrosinistra, ma sono certo che il centrosinistra otterrà il maggior consenso dalle periferie della città, dove, che sono state completamente abbandonate dall'attuale amministrazione. Quindi sarà chiaro da maggio la bocciatura dell'amministrazione Ghinelli, perché riprendo i CAS, perché poi si parla, tutte le cose che vengono in mente, via Vittorio Veneto, il nuovo CAS di Tortaia, il nuovo CAS di San Marco, sono tutte opere che risalgono a 5 anni fa. Cioè tutti interventi fatti dalla precedente amministrazione. L'intervento di Palazzo del Pelo, se l'assessore Tanti parla delle case popolari, scusate, delle case di edilizia residenziale pubblica di Palazzo del Pelo, ma anche quello è una roba precedente. Cioè io sfido, a parte l'intervento 40, sfido a citarmi degli interventi strutturali nella città, nella zone periferiche della città. Il bando periferia, il comune di Arezzo l'aveva perso. Cioè, diciamo le cose come stanno, poi Renzi per campagna elettorale ha aperto a tutti i comuni, ma il comune di Arezzo è arrivato 30 e qualche, non mi ricordo, 34esimo, ne passava 30. Il comune di Arezzo ha perso quel bando, non è stato in grado di fare un progetto integrato che vincesse quel bando, dimenticandosi, io mi ricordo, il Ghinelli si insedia, io il Pionta è il mio, al Pionta faccio i lavori, lo sistemo, risistemo gli scavi archeologici, diventa la fortezza di Fanfani, è il Pionta di Ghinelli. Se la fortezza di Fanfani è il Pionta di Ghinelli, bene, cittadini, vedete cosa ha fatto il Ghinelli al Pionta. La replica, poi posso sentiamo Davide. Posso dire due cose sui centri di aggregazione sociale. Io ricordo che quando ci siamo insediati andavano messe tutte in regola le convenzioni, perché non ce n'era una, e le abbiamo fatto. Abbiamo fatto in 2 anni 29 iniziative in accordo con la ASL e con la polizia locale. L'unica cosa che abbiamo impedito di fare, questo sì, è che alcuni centri di aggregazione sociale diventassero sedi di alcuni partiti. Questo effettivamente credo che sia stata una buona cosa, perché i partiti si possono benissimo organizzare senza dover nessuno, quindi destra e sinistra, sfruttare spazi che sono di tutti e sono dedicati alla comunità, non a una parte della comunità. Per quanto riguarda gli immobili di periferia, mi trovi proprio bene ora, perché abbiamo finalmente ridato vita alla ex circoscrizione di Cecigliano, ospitando i Nasi Rossi, che sono i Medici del Sorriso, che non avevano una sede, che l'hanno cercata per tanti anni, sono venuti a bussare alle tante porte di tanti assessori della giunta Fanfani, hanno avuto la porta sbattuta in faccia. Oggi quell'associazione così importante ha la propria sede dentro l'ex circoscrizione di Cecigliano. Da la prossima settimana anche l'associazione delle persone che si occupano di epilessia potrà avere la sede lì. La sede di Policiano, chiusa e tenuta, abbandonata, oggi è la sede del Polvarone. Questo che vuol dire? Vuol dire che senza fare le gran casse le risposte si danno, ma si danno alle associazioni, non si danno a una parte che può rispondere a questa o a quella componente politica. Quindi sui CAS io invece ritengo che abbiamo fatto un buon lavoro, perché abbiamo prima messo le regole che danno sicurezza a chi ci sta, a partire da chi dà il proprio tempo per tenerli aperti, e successivamente abbiamo fatto accordi perché ci fossero, a fianco delle libere iniziative che organizzano i CAS, iniziative dedicate alla cittadinanza su sanità, salute e sicurezza, che sono 3 temi credo importanti per tutti. Davide. Sì, allora io vorrei dire questo, no? Che non vorrei sembrare qualunquista, però se prendiamo gli ultimi 6 sindaci aretini, mi sembra che più o meno hanno fatto 3 mandati il centro-sinistra, 3 mandati il centro-destra, io invito anche i presenti a fare un attimo, un esame di anche proprio un flash, che differenza c'è tra questi 6 sindaci? Perché questo secondo me bisogna... Un quiz, sì. No, non è un quiz, ma io credo che se noi usciamo da questa logica, che magari sì, di scontro partitico, ci rendiamo conto che effettivamente sì, Romizzi ha idee di sinistra, di centrosinistra, tanti di centrodestra, è ok. Però prendiamo queste figure,
Premesso che secondo me non ce ne ricorderemo, e soprattutto la storia non si ricorderà nessuno di loro come che hanno fatto qualcosa di veramente importante, declatante per Arezzo, come a volte ci sono altri sindaci in altre città, quindi penso che si dimenticheranno di tutti, ce ne dimenticheremo presto. Anzi, penso che se andiamo a chiedere già a un ragazzo di 20 anni chi era il sindaco 10 anni fa, nemmeno lo sa. E quindi proprio, allora, Arezzo negli anni 2000, quindi dalla fine degli anni 90 ad oggi, ha visto un declino spaventoso. Un declino, ripeto, non voglio fare il qualunquista, ma nessuno di questi sindaci è riuscito minimamente a fermare né a invertire la rotta. Cioè Arezzo, basta guardare le classifiche, ma comunque noi che la viviamo lo vediamo tutti i giorni. Io penso che il disagio giovanile che si tocca con mano lo sentiamo tutti i giorni, lo sentiamo dai genitori. Arezzo è una delle città in cui c'è lo spaccio e il consumo di droghe tra i giovanissimi più alto in Italia, di alcol. E è una città che ha una grandissima denatalità e è una città che perde continuamente abitanti. È una città che non ha più un mercato immobiliare, è una città che forse non è mai stata insicura. Io credo che l'altra volta la giunta di centrodestra è stata molto abile, ha iniziato a fare una campagna elettorale molto presto e soprattutto anche molto efficace. Mi ricordo i cartelloni del degrado, quelle sagome che poi alla fine, voglio dire, era sicura, la città è insicura allora come è insicura oggi, o era sicura allora come è sicura oggi, perché non è cambiato assolutamente nulla. E forse se ne parla meno perché evidentemente non, la parte avversa non usa questi temi, quelli della sicurezza, quindi se ne sente meno parlare, ma di fatto la città, ripeto, era sicura prima. Ma il vero problema di questa città, che non ha più un mercato immobiliare, io lo dico tutte le volte, ma è il vero dramma, perché tutti, il piccolo imprenditore, l'artigiano, il singolo cittadino o la persona che ha comprato 10 anni fa la casa e magari si è fatto un mutuo e la vorrebbe vendere perché vorrebbe uscire da quella situazione di difficoltà, è impossibile vendere, adesso non si vende una casa. E allora evidentemente, secondo me, hanno fallito sicuramente tutti, ma anche questa giunta non è riuscita minimamente ad invertire questa rotta. Poi tutti gli aspetti burocratici, amministrativi, le varie scelte, secondo me saranno stati più bravi prima, dopo, non lo so, lo valuteranno i cittadini, però quello che secondo me è inequivocabile e sfida a trovare qualcuno che possa sostenere che Arezzo 2020 è migliore di Arezzo 2015 o di Arezzo 2010 o di Arezzo 2015. Cioè è un declino continuo e credo che la politica locale questo declino dovrebbe cercare di fermarlo seriamente, non so come e non so, non sono io a fare il sindaco né a amministrare questa città, però c'è la campagna elettorale, mi piacerebbe sentirmi dire, più che su quello che è stato fatto, su come è stato fatto, cosa si vuol fare per, per fermare il declino ad Arezzo, perché Arezzo sprofonda, Arezzo ora... Entro breve vedremo, assisteremo a molte chiusure di sportelli ex Banca Etruria, ora UBI, una volta incorporata nella Banca Intesa, sicuramente sarà una delle zone in cui si chiuderanno più sportelli, ma è un continuo, cioè chiude, ha chiuso l'ex Eutelia, ma si parla di altre aziende in difficoltà, ma lo stesso comparto Orafo, è un bollettino di guerra. I negozi in centro non ce n'è più un aperto, ma si vede cose che non immaginabili. Sarà sicuramente la responsabilità del commercio online, però io quando vado in altre città, specialmente più a nord, sta devastazione non la vedo. Allora, ce lo vogliamo chiedere perché? Di chi è la responsabilità? Tra l'altro sono usciti i dati di Confcommercio sui negozi tra il 2008 e ora, sì, se ne sono persi mi pare più di 120.
in 12 anni compensati, no, non compensati, perché chi ha chiuso non è che è lo stesso che ha aperto un'altra attività, si è guadagnato invece in diciamo attività che sono legate al turismo come bar, ristoranti, strutture ricettive. Allora, sul che cosa quindi si propone, sì, per cambiare la rotta? No, ma prima volevo fare una cosa sulla prima affermazione dei sei sindaci. C'è una cosa che distingue chiaramente i tre sindaci di centro-sinistra rispetto ai tre sindaci di centro-destra. Sei mandati, di fatto si sta parlando di Lucherini Ghinelli da una parte, dalla destra, e di Ricci, il mandato finale, e Fanfani al centro-sinistra. C'è una cosa che li distingue chiaramente: né Ricci né Fanfani hanno fatto mai lavorare la Procura della Repubblica, mentre sia Lucherini in maniera molto abbastanza pesante che Ghinelli sta facendo lavorare la Procura della Repubblica. Quindi una distinzione netta tra la destra e la sinistra quando governano questa città c'è. La sinistra lo fa nella totale trasparenza e legalità, la destra nel caso di Lucherini è la storia che lo dice, nel caso di Ghinelli vedremo tra poco. Quindi questa è la prima differenza netta tra farsi amministrare dal centro-destra ad Arezzo e farsi amministrare dal centro-sinistra. Dopodiché, rispetto allo sviluppo futuro, e su questo credo che non ci deve essere divisione, non ci dovrebbe non essere divisione tra me e tanti, c'è un tema che i comuni, così come le normative oggi in Italia, i comuni sono di fatto, dal mio punto di vista, troppo svuotati e di risorse e di competenze. Cioè gran parte delle questioni, io penso all'impegno che riconosco all'assessore Tanti rispetto al tema sanitario, indipendentemente dal colore della regione, in questo caso che non è quello dell'assessore Tanti, però di fatto io credo che il comune dovrebbe avere maggiori competenze non solo nella programmazione ma proprio nella gestione di un settore nodale per una comunità quale è quello della sanità. La stessa cosa riguarda altri aspetti di sviluppo economico di una città. Cioè un sindaco oggi ha delle difficoltà oggettive, che si chiami Ghinelli o che si chiami Fanfani, nell'amministrare una città in un contesto economico veramente molto complesso. Poi ci sono dei sindaci che nonostante le difficoltà sono dei fenomeni, non è ovviamente il caso di Ghinelli, e riescono comunque ad intercettare finanziamenti europei, a intercettare strade per cui quella città si continua a sviluppare, a crescere, ma anche senza andare al nord, penso a Prato, nonostante le difficoltà grosse che ha, c'è un gran sindaco, Matteo Biffoni, che è riuscito, nonostante le difficoltà del manifatto, la presenza massiccia di una comunità di stranieri con alcune difficoltà, a mantenere viva e forte quella città. Bene, su Arezzo si è fatto delle scelte, è qui che manca la strategia dell'attuale amministrazione, per la quale si è investito esclusivamente sullo sviluppo turistico. Ma il turismo oggi c'è, domani potrebbe non esserci. Il negozio chiude perché il turismo è ballerino, perché non puoi in una città che vuole avere un suo sviluppo puntare solo su questo settore, che non è un settore solido come altri settori industriali. Quindi per chiudere, io credo che il prossimo sindaco, la prossima amministrazione, che mi auguro sia evidentemente di colore diverso rispetto all'attuale, deve avere come prima priorità quello di incontrare tutte le parti sociali, quindi dalle associazioni di categoria dei commercianti, ai sindacati, alle associazioni della Confindustria, tutti i datori di lavoro, i lavoratori, e costruire con loro un patto per lo sviluppo della città effettivo, mettendo su questo tutti i soldi possibili e immaginabili, chiedendo alla Regione un aiuto perché ciò possa avvenire, per far fronte alle crisi industriali, per rilanciare una città che non è a vocazione turistica e basta per quanto mi riguarda, ma è vocazione industriale, ricordiamo l'oro, la manifattura, cioè la nostra città non è solo turismo e non deve essere solo turismo, lo sviluppo non può passare solo da quello. Parallelamente, chiudo davvero, parallelamente a questo è fondamentale sviluppare un settore che ne dica l'assessore Tanti, è stato, e lo vediamo, l'impoverimento che dice Davide Faltoni, secondo me si vede proprio anche nella fine di tante associazioni, nella chiusura di spazi di discussione, di confronto, di aggregazione. Se andiamo in centro storico oggi, fra un'ora, alle 9, sembra di essere nel centro storico, con tutto il rispetto, di Civitella in Val di Chiana, cioè non c'è nessuno, i negozi sono chiusi e non c'è una persona che cammina. David, 5 anni fa non era così. No, era peggio. Lucia Tanti. No,
infatti non era così, era peggio. Allora, alcune considerazioni. Su una sono perfettamente d'accordo, cioè sul tema della ridistribuzione di competenze e di risorse rispetto agli enti locali, credo che sia davvero il momento di metterci tutti un punto forte trasversalmente, perché è un problema ed è una risorsa di ognuno di noi, indipendentemente da chi governa. Una volta tocca uno, una volta tocca un altro, però questa mortificazione dell'ultimo livello, l'ultimo nel senso costituzionale rispetto alla linea che è i comuni, in realtà i comuni sono il primo punto di riferimento, qualunque sia il sindaco, di attenzione per i cittadini. Quindi su questo no, d'accordo di più, questo, e scusa, credo che no, però non ti voglio interrompere, ma dico anche rispetto al nostro impegno, perché è bene che i cittadini lo sappiano. Fare l'assessore d'Arezzo non vuol dire fare il parlamentare, vuol dire fare un impegno quasi di semi volontariato dal punto di vista economico, fare il consigliere volontario, questo è importante, questo è sottolinearlo rispetto ai costi della politica. Scusa Lucia, era solo per avvalorare. Bravo, grazie. non l'avevo toccato, ma ci ho pensato tante volte, e ti dirò di più, avendo fatto per tanti anni l'opposizione ti posso dire che il gettone di presenza che si dà a il consigliere di opposizione in provincia quando erano vere e in comune oggi che sono vere non è normale, non è dignitoso per un lavoro che dovrebbe essere quello, e non va bene, quindi su questo siamo d'accordo. Sul resto invece un po' meno. Rispetto all'impegno della procura, la procura l'ho vista molto impegnata anche quando rinviò a giudizio tutta la giunta della provincia di Arezzo del 2012, quindi come dire abbiamo dato modo anche da altre parti politiche di impegnare la procura, e su questo poi è bene che la procura faccia tranquillamente il proprio lavoro, ci mancherebbe. Invece rispetto al turismo e alla cultura, qui sì forse c'è una visione di fondo diversa, e cioè accanto al settore orafo e quello manifatturiero, che è la storia di questa città da tantissimi anni, ne ha anche l'identità, attivare in maniera forte e strutturata una idea di economia che gira intorno alla cultura e al turismo per la Giunta Ghinelli è un segno distintivo, perché noi abbiamo fatto questo ragionamento, e cioè ci sono due sole cose che non ci mancheranno mai nei secoli, mi verrebbe da dire, sono la bellezza e l'intelligenza. E allora puntare su cultura e turismo, facendo anche investimenti poderosi, che all'inizio, se fai il conto della serva, non ti torna, perché l'investimento è come quando apri un'azienda, inizialmente ci metti delle risorse e non ti ritornano. Lo devi fare se hai una visione di futuro, di attenzione, di scommessa, di capacità anche di avere un momento di resistenza per lanciare avanti. Io credo che questa città non avrà mai la possibilità di rinunciare a due cose, la propria bellezza e la propria intelligenza. Questa è una risorsa economica che si chiama cultura e turismo, e se oggi la città di Arezzo, e così rispondo anche un po' a David, ha nel cuore un sogno che ancora non sappiamo se si realizzerà, ma certamente in queste, nelle nostre corde, è Arezzo capitale della cultura 2021. È una cosa della città, non è una sola cosa della giunta, ma se ne parla oggi perché il sindaco Ghinelli ci ha creduto. La posizione ha detto che la giunta ha compilato un modulo. Ha mandato una PEC, anche il medico assessore alla cultura di Volterra ha mandato quella PEC, ma non sta facendo tutto questo fumo, forse perché a Volterra non si vota. Fa molto forse male a Volterra non si vota. Lui ha mandato una PEC, come ha fatto come gli Arezzo, si è candidato, dopodiché realismo, la capitale della cultura è Pistoia, è praticamente impossibile, io me lo auguro che per l'anno successivo vada un'altra città toscana. Non prendete in giro gli aretini, per favore. Vedi, avete mandato una PEC e avete fatto benissimo, l'avrei mandata anch'io, però quella PEC l'avrei mandata anch'io, abbiamo fatto domande per l'UNESCO, cose un pochino più importanti, dopodiché avete mandato una PEC, questo, c'è 45 città che hanno partecipato, assolutamente sì, tanto la risposta mi sembra venga prima delle elezioni, 45... quindi... ma guarda che la sfida non è soltanto quella elettorale, la sfida è un po' più importante, è un'idea di città. Se oggi questa città può meritarsi l'idea di essere capitale è grazie a un sindaco, non solo che ha mandato una PEC e tu manco quella il tuo sindaco ha fatto, quindi manco le cose con poca sindaco, per esempio, parla di politica, neanche il mio rettore di Fraternita si è incatenato davanti a Fraternita a fare il pagliaccio, parla di politica, certo, e quando sei in difficoltà vai a trovare le telefonate politica. Registrate di nascosto da qualche fenomeno cittadino, parla di politica. Questo ti sto dicendo vostro. Che se oggi non ti sto dicendo che fate pochi ganzillori perché si registrava tutti i sindaci erano di tutte le parti, ti sto dicendo che non divagare, parliamo di Arezzo capitale della cultura 2021, questa è una sfida che Arezzo può giocarsi grazie al sindaco Ghinelli, punto. Poi vuoi parlare della magistratura? Avremo modo. No, io parlo di politica. Posso? C'è la pubblicità. C'è la pubblicità.
Sì, subito, dimmi. Subito, no. Fanno sì, le vittime che i consiglieri non hanno il gettone, l'assessore non guadagnano niente. Guarda come si scannano per tornare lì. Cioè, meno male, meno male che non mi danno niente, se no, cioè, se no si sparavano. Questa è bellina. Questa è bellina. No, dico nel senso, ci sono tanti ruoli. A me la Lucia ci accomuna che entrambi abbiamo iniziato a fare politica da piccini, per passione. La passione sulla città l'abbiamo in tanti, nel senso, tu pensa che quando io ho aperto qui Casa dell'Energia nel 2016, nel settembre del 2016, qui c'erano ovviamente piccioni, topi e poco altro. Oggi è un luogo importantissimo che dà tantissimi servizi alla città, io ovviamente non ho mai preso un soldo da questo progetto e non ho preso soldi pubblici e non ne ho avuto per adesso bisogno, siamo nel libero mercato, abbiamo tanti imprenditori che ci aiutano. Piano di benefattori stasera. Siamo piano di benefattori, come? Lavorare per la propria città, lavorare per la propria città. È vero che Pasqua, è un... lavorare per la propria città. Lavorare per la propria città. Sei veramente spregevole. Lavorare per la propria città è importante. E viene anche dal basso, basti vedere anche tutte le associazioni che ci sono, l'abbiamo anche citate, persone che lavorano all'ombra e che fanno delle attività che hanno una ricaduta sociale importantissima. Volevo puntualizzare questo perché non solo i politici lavorano per la città, ma anche tutta la cittadinanza che si consocia o meno in varie... Allora, varie... c'è Piero che alza il ditino, sì, dopo però vorrei sapere chi si candida. Io appunto volevo dire questo, io... Quello che ora sto seguendo, appunto, io riporto anche un po' quello che sento dalla gente, è ma queste, non ho capito, come mai tutta questa fatica per candidare qualcuno? E qui sia a sinistra che a destra, e qui sembra che, non lo so, l'avete inventato qualcuno, insomma, cioè nel senso che... Perché, vabbè, di qua la cosa sembra abbastanza chiara, no? Di qua, di mai. Di qua. Sì. Di qua, insomma, cioè, no, chiara, tutto, ancora... Cioè, no. Ancora su, candidato ai Galli, su queste, si può dire? Sì, no, ancora aspetta un attimo, aspetta, fermo, calmi a argomentare. Ecco, ah, non è un sì. Dicevo che insomma, allora chi si candida? Sì, punto. Chi è che si candida? Chi si candida? Allora, lo sappiamo. Se posso rispondere a Franchini in 3 minuti. La cosa curiosa è che 3 minuti è tanto. Per dire chi si candida? La cosa visto che mi hai detto che sì, devo dire qualcosa di sinistra, ma voi lo candidate uno di sinistra? Io sarò candidato. Non a sindaco, sarò candidato al consiglio comunale. Ma al consiglio comunale, anche perché detto questo, i sindaci che abbiamo detto prima, abbiamo fatto. Ce n'è uno che ha una storia, una cultura di sinistra. Ora parliamoci chiari. Sì, sì, quindi, ora questa volta ci sarà uno? Allora, posso rispondere? O se andate a pescare sempre lì? Allora, del mondo democristiano, dici? Non lo so, cioè, insomma, quel mondo lì. Allora, fammi rispondere. La cosa curiosa, se posso, le nostre difficoltà sono evidenti, ma la cosa curiosa è, penso non sia mai successo, che un sindaco che ha il primo mandato è in dubbio se fa il secondo. Perché c'è un tema politico non giudiziario, alcuni alleati della destra, alcuni membri della destra non sono convinti di candidare Ghinelli. Sì, questo però, è un dato politico importante. Però, perché ascolta, il secondo ma mandato. Mica onore, state aspettare chi candidare dicendo, per sapere. Sto dicendo che c'è una situazione molto curiosa. Detto questo, c'è una situazione curiosa. Dopodiché. Romizzi, ti rendi conto di quello che hai detto? Si deve aspettare avere il candidato a sinistra per sapere chi è candidato a destra. Non ho detto questo. Non ho detto questo. Dopodiché, perché poi Piero c'è un'altra cosa, ora dopo la dirà, lui dice che sono le due facce della stessa medaglia, allora dai ragione a lui. Dopodiché, il centro-sinistra, la coalizione progressista di centro-sinistra si è riunita negli ultimi mesi, la prossima settimana ci sarà la riunione decisiva e dentro la prossima settimana sarà ufficializzato il candidato sindaco. In questo momento è evidente a tutti che il partito di maggioranza relativa del centro-sinistra probabilmente indicherà agli alleati la figura del capogruppo attuale in consiglio comunale, che è la figura di Luciano Ralli. La coalizione, che va dai renziani, calendiani, a esperienze più ambientaliste di sinistra come la mia, valuteranno se sarà questa l'ipotesi. Entro questo mese, massimo inizio marzo, partirà la campagna elettorale del candidato sindaco del centro-sinistra. Non è niente di strano, Davide e Piero, perché se non sbaglio, Lucia, anche la candidatura di Ghinelli nel 5 anni fa, opposta alla nostra, che si fece con delle primarie, è emersa nel mese di febbraio, se non sbaglio. Noi facemmo le primarie a dicembre, i primi di gennaio noi avevamo il candidato sindaco delle primarie. Perché e il centrodestra.
Le primarie non si fanno più perché io credo che le primarie, così come sono state fatte in Italia, sono una follia. Le primarie si fanno in maniera diversa, si fanno con, come si fanno in America, vanno a votare gli effettivi elettori e simpatizzanti delle forze politiche, non come si fanno in Italia, dove andava a votare chiunque che poi votava quel giro per eleggere chi cavolo gli pareva, e poi al giro vero, alle elezioni vere magari non ci andava. Quindi le primarie sono una sciocchezza, così come in Italia, così come le abbiamo impostate. Fabio, ma quindi non verrà fuori quel nome che aveva fatto l'avvocato Bianconi? Chi è? Che si candida quella persona lì. Io non lo so. Dilla, su. Ma non è nessun mistero. Lui aveva detto che il sindaco una volta era un certo Fontana. Potrebbe essere inquisizione. Fontana non sarà il candidato sindaco del centro-sinistra. Ma neanche del centro-destra. Perché fa altro. Dopodiché Luciano Ralli, se sarà lui, Luciano Ralli, se sarà lui, viene da una tradizione socialista e non democristiana, lo ricordo a David, se fosse Luciano non viene da quella tradizione di Fanfani, eccetera, eccetera, questo lo sappiamo bene. Ma Francesco Comizzi, giudizio personale, è un candidato giusto Ralli? Io credo che giusto? In questa fase politica Luciano possa essere una persona che riesce a interpretare i malumori della città, riesce soprattutto a costruire con una squadra intorno, perché solo se Luciano farà quello che dice di fare, non essere l'uomo solo al comando, ma dotarsi di una squadra, stante alcune sue carenze evidenti, su alcune questioni, se riesce a fare una squadra che lo accompagna, io credo che Luciano, insieme ad una squadra importante, sia la persona che possa riprendere il comune e governare i prossimi 5 anni. Vediamo allora in casa centrodestra, chiaramente c'è la disponibilità di Alessandro Ghinelli a continuare un po' più. Un po' più, c'è una richiesta da parte degli alleati di tutto il centrodestra ad essere disponibile datata 9 giugno 2019. A quella richiesta c'è una risposta positiva del sindaco Ghinelli. In questo momento c'è un confronto tra i partiti che io credo che sia anche legittimo che ci sia. La campagna elettorale sarà tra coloro i quali ritengono che la giunta Ghinelli debba proseguire nelle scelte politiche di fondo e coloro i quali invece legittimamente ritengono che è bene che la giunta Ghinelli non debba proseguire. Quindi a Ghinelli vivente credo che sia un suicidio che non sia proprio Ghinelli a parlare di sé. Anche a destra però ci sono quelli che credono che il sindaco Ghinelli non Si può sbagliare. Allora, è uscito. Però no, una cosa, voglio dire, ha ragione lui, ha ragione Francesco, la candidatura di Alessandro nel 2015 fu presentata in maniera informale a dicembre, però in realtà fu formalizzata nei primi mesi di febbraio dell'anno successivo. Quindi da un punto di vista della tempistica effettivamente è vero che insomma, come dire, non siamo poi fuori con l'accuso nessuna delle due parti. Allora, nel centro-destra poi è venuta fuori, no, questa ipotesi, un'ipotesi diversa, quella di Ammirati, che Davide e Greta hanno invitato in trasmissione. Allora sentiamo che cosa risponde, no, anche sulla sua disponibilità a, appunto, accettare un'eventuale chiamata. Validissimo professionista, sì, avvocato. Sentiamo. Noi dicevamo che non a caso, insomma, abbiamo chiesto la presenza di Paolo Ammirati perché, insomma, nei corridoi, si dice così, si fa il suo nome ormai da mesi in maniera molto insistente. Lo si faceva come candidato possibile di un unico partito, in quel caso era la Lega. Ora magari lui ci dirà se è così, se non è così, se l'hanno contattato, se... insomma, quello che i corridoi sono pieni di spifferi. Sì, lo so, d'altra parte non abbiamo chiuso le finestre noi, quindi questo è. Però al di là di questo, io non sono per storia politica e per carattere un personaggio divisivo, quindi non sta a me scegliere o decidere. Se la candidatura è Ghinelli, io sono ben felice, ben contento. Se la candidatura non è Ghinelli, se ci sono determinate condizioni che io devo ancora valutare perché mi devono essere eventualmente sottoposte, se ci sono le condizioni, una disponibilità di massima c'è. Tra le condizioni, senza dubbio, quella di non... essendo proprio un uomo non divisivo, io non voglio eventualmente creare danno al centrodestra. Quindi se c'è una volontà unanime, ove non ci sia l'accordo con Ghinelli, è un discorso che si può serenamente valutare. Quindi una proposta che aggreghi, certamente, che non divida, certamente, che non rappresenti un unico partito? No, assolutamente no, perché sarebbe
comunque una candidatura perdente, ma questo potrebbe, cioè deve interessare il sottoscritto e basta. Ma se si vuole ragionare negli interessi di questa città, occorre una candidatura che sia, se non univoca, quasi univoca. Perché è una città che tutt'oggi credo che lanci diversi gridi di allarme e credo che per il futuro, per il prossimo quinquennio, ci sia necessità più di prima di un'amministrazione robusta, perché l'economia non gira, il lavoro non c'è, quindi il grido di dolore che dice anche il Vescovo, secondo me va ascoltato, perché è una città che ancora soffre e non sappiamo soprattutto, non vedo prospettive a breve durata di un cambiamento delle cose. Questo può avvenire attraverso, credo, uno sforzo collettivo che dovrebbe, forse utopia, oramai è tanti anni che, per tanti anni ho fatto politica, quindi può essere senz'altro anche un'affermazione utopica, però si dovrebbe veramente cercare di andare al di là degli steccati, e non è una frase fatta, io ci credo veramente, cioè su certi problemi, su certe situazioni, su certe necessità, su certe iniziative occorrerebbe uno sforzo che andasse al di là dei partiti. Cioè creare attraverso i partiti una civicità dei partiti, che non significa aderire alle liste civiche, ma uno spirito civico dei partiti credo che sarebbe un elemento di cambiamento e significherebbe forse cominciare a concepire la politica aretina in maniera un po' diversa. Allora, dice, io non posso essere divisivo solo se tutti i partiti del centrodestra mi dovessero sostenere, io accetterò questo invito, però tante cose le devo ancora capire. Quindi insomma, qualcosina, qualche abboccamento, non so, diciamo, a interpretare queste parole. Interlocutore, non so se è la Lega che in particolare, no, diciamo, ha forse in un momento passato ha avanzato questa ipotesi. Comunque noi dobbiamo stare, sì. Comunque ha fatto una marea di visualizzazioni. Questo, vabbè, ci fa piacere. Questo. Sei bravissimo, certo. Vuole il complimento. No, non io, che c'è, no. Ma non io, la so, parte, lo so, la, lo so. L'ha fatta il soggetto. Il soggetto, certo. Anche perché il soggetto. Cioè, il soggetto maschio non, no. Non succede tutte le altre trasmissioni, quindi evidentemente c'era un interesse da sentire quel che diceva Paolo Ammirati, non quel che dicevo io. Beh, perché era la prima volta che, era la prima volta che parlava. Sì, però quindi, devo dire, è stato un esploit incredibile. No, dico, dobbiamo rimanere comunque a quel comunicato di poche righe dei partiti del centrodestra di qualche settimana fa. Che... No, questo l'ho detto per la Lucia, per dirgli che lei, io lo so che è una sostenitrice integerrima di Ghinelli, però mai dire mai, ho detto, valutare, attenta, perché ha avuto un grande riscontro, un grande interesse. È come quelli che hanno l'ok su Facebook, non in questo caso, ma la valutazione è come quella che hanno gli ok su Facebook e pensano ad avere i voti, quello è uno che dà un ok e questo è uno che guarda, è un po' meno, ma è... Comunque in quel comunicato, in quelle parole erano state dosate molto, insomma, in modo, ecco, con molta attenzione, in cui si parlava di essere garantisti nei confronti di Ghinelli e si parlava di un incontro che poi non so se c'è stato o no. Faccio un passo indietro, ma non per eludere la domanda. Intanto quando si parla di centrodestra d'Arezzo non si parla di tre soggetti ma di quattro. Perché c'è la lista del sindaco. Ah, ok. La lista ora Ghinelli 2.0 che esiste, che è posizionata, che sta facendo tutto quello che in genere si fa prima di una campagna elettorale, per cui il confronto non è a tre ma a quattro. Okay. Quindi quando si parla di unità bisogna fare con riferimento al fatto che si poi deve... c'è Camorrini, mi sembra. No? E c'è Camorrini, e c'è la lista di... No, no, la lista di Toti non c'è. Non c'è. Quindi non c'è tanti, si candiderà nella lista del sindaco? Ma penso di averlo già detto. Ok. Devo ridire? Diciamo. Sì, quella è la mia lista, avevo ridetto. Allora, dicevo, c'è poi l'ipotesi della lista civica di Angelo Rossi e di Mary Cornacchini, l'Arezzo nel cuore, quindi insomma, se si parla della unità di un'area, insomma, del centrodestra, bisogna fare riferimento che accanto al
l'importante, poderoso ruolo dei tre soggetti politici barra partitici, esiste un altro mondo che sicuramente non è altrettanto rappresentativo, ma è decisivo, che è quello che appartiene ad altre realtà e altri movimenti. Questo così almeno ci chiariamo, che tre non bastano, minimo quattro. Ecco. Al netto di questo, l'incontro c'è stato? L'incontro non c'è stato perché intanto dovrebbe essere domani e quindi io oggi non c'è stato, vediamo se ci sarà. Quello l'ho trovato un comunicato molto ragionevole, molto prudente rispetto anche al fatto che questo, invece devo tirare un po' le orecchie al centrodestra, perché insomma manca il candidato alle elezioni regionali, non mi pare una cosa di poco conto. E allora invece, e qui vabbè, bisogna che faccia un po' me stessa, cioè un po' di critica a casa mia la vorrei fare, cioè più che andare a discutere molto su cose scontate, cioè su un candidato che c'è, io mi concentrerei a candidare chi ancora non c'è, perché la Toscana è una regione secondo me molto contendibile, è una regione che ha aperto grandi falle, Francesco ricordava il tema della sanità, ma non soltanto, ci vorrebbe un alfiere che porta le idee del centrodestra che possano essere effettivamente competitive, questa volta i numeri potrebbero essere importanti, non è evidentemente tardi, ma insomma sarebbe tempo di pensarci. È una politica un po' così, un po' strana. Come dire, mentre su questo devo dire che il centro-sinistra, candidando una figura come Gianni, in tempi, devo dire, significativamente giusti anche per impostare un progetto, oltre che una campagna elettorale, ha fatto una bella figura, questo lo dico da cittadino. Ora abbiamo tempo di vedere. Io mi auguro che più che parlare di cose che sono nella realtà dei fatti, cioè ci confronteremo su... se questi 5 anni sono stati buoni 5 anni o non sono stati buoni 5 anni, e nessuno mai dei protagonisti lo possono raccontare il valore di questi 5 anni, quindi insomma a sindaco vivente e ad assessori viventi credo che non si possa non considerare il protagonismo ovvio di questo. Forse oggi, se ci fosse il caso della regione, sarebbe male. Non per tempo di vedere il servizio, però proprio qui c'è stata la presentazione del comitato elettorale di Gianni, per Gianni presidente della... diciamo un luogo... Tu sei aperto a tutti, sì, però diciamo questo ovviamente diciamo. Gestisco una struttura pubblica. Quindi anche quando c'è il candidato pubblico del centrodestra... Allora aspettiamo di... Non può essere qui, si ritorna al discorso di prima, però ovviamente qui è aperto al confronto politico di tutte le forze politiche, perché nel senso si fa l'interesse del cittadino. No, dicevo, la politica sarebbe che sul Foglio è uscito un virgolettato di Verdini, non so se avete letto, in cui diceva che era cosa fatta, che sembra una cosa di fantapolitica, un accordo tra Salvini e Renzi, no? Di cui da qualche settimana così sì, quindi tutti i giochi nazionali, qui tutto può succedere, quindi chissà che anche la partita toscana non abbia delle sorprese. Verdini amico di Renzi e poi la figlia che sta con Salvini, quindi a lui gli tornava bene. Insomma, quel tre d'unione. Meglio di tre d'unione di quello. Italia Viva fa parte del gruppo che lavora con voi. Prima hai detto Renziani, sì. Sì, Italia Viva all'ultima riunione ha preso, le ultime tre riunioni di coalizione non ha partecipato, però ha annunciato, ho saputo dal segretario del PD Ruscelli, che dalla prossima riunione i nuovi coordinatori, Camilla, Calzu, non me lo ricordo, scusate davvero, soprattutto con gli interessati, comunque coordinatori la coordinatrice comunale di Italia Viva parteciperà alla non riunione. Non che portino voti, perché dai sondaggi non sembra, ma... Io guarda, sì, con me sfondi una porta aperta, io credo, con me sfondi una porta aperta. Si portano per sé. Con me sfondi... Fondi una porta aperta. Renzi è stato l'elemento distruttivo del Partito Democratico, del centro-sinistra degli ultimi anni, quindi per quanto mi riguarda. Dopodiché ad Arezzo, se ci sono energie positive che vogliono costruire una città diversa rispetto a quella che ha amministrato fino ad oggi, ben vengano in una coalizione ampia, progressista, civica, ambientalista, quella insomma che stiamo costruendo, quindi ben vengano. Ovvio, se mi dicono che viene Matteo Renzi ad avviare la campagna elettorale, dico no, grazie. Non devi venire. Una cosa, però sì. Lucia, parliamoci chiaro, se c'è tutti questi tentennamenti, è un tema, c'è. L'inchiesta giudiziaria ha creato una grossa maretta all'interno della maggioranza. Se no era chiaro che era Ghinelli, appunto, era Ghinelli a giugno, quando è che... Cioè, il tema giudiziario, quello che è venuto intorno a Coingas, a Monti Servizi, parliamoci chiaro, sta creando dei problemi nella maggioranza di centrodestra, soprattutto da parte del tuo ex partito, di Forza Italia. Quindi
siete 4, bene, ma c'è un socio di maggioranza, io lo riconosco che c'è un socio di maggioranza, si chiama PD, anche voi ce l'avete, che si chiama Lega Nord, quindi Lega Nord, insomma, quindi parliamo chiaro ai cittadini aretini, c'è un tema che è la situazione poco chiara e forse precipitante, non si sa, del sindaco uscente, quindi... Se fosse vero, tu il candidato avresti dovuto già averlo. In che senso? No, nel senso che se il tema del rallentamento temporale delle designazioni fosse collegato a una questione giudiziaria che in questo momento riguarda una parte del centrodestra, visto che voi non avete questo problema, in questo momento tu avresti dovuto già avere il candidato. Sì, come non ce l'hai neanche te e non hai questo problema, quello che è un fatto vero, quello che è un fatto vero è che in questo momento il centrodestra deve ancora ufficializzare la candidatura del sindaco Ghinelli, formalizzarla, una candidatura che il centrodestra il 9 di giugno ha richiesto. E siccome siamo uomini e donne di onore, se io firmo un foglio finché non lo straccio è buono. Il 9 giugno non si sapeva dell'inchiesta. Il tema è questo. Per mettere in difficoltà il mio amico Romizio. Ce l'hai con lui, insomma. Però dai, dobbiamo chiudere. Non mi metti in difficoltà, mi diverti. No, dico, se effettivamente c'era un'opposizione... Queste difficoltà dell'attuale maggioranza ci poteva marciare come gli pare. Io non parlo per gli altri, ma mi sembra di fare un'opposizione anche troppo feroce nei confronti dei centro. Ma sono uno dei... Va bene, ma io penso che insomma il centro-sinistra in una situazione del genere ci poteva essere andata a nozze. E invece... Insomma, credo voi due vi vedrei... Credo che sia una prudenza intelligente, qualora ci fosse. Io ho letto qualche... non da lui devo dire... qualche comunicato un po' da rastrellamento politico della serie se c'è ancora posto per Ghinelli in questa città, insomma, e questo lo ha firmato Ralli, che forse non si ricorda che ogni tanto va a Mametta a fare i pellegrinaggi e quindi dovrebbe avere una certa dimestichezza col garantismo anche per quell'altro. Però devo dire che lui ha avuto un atteggiamento molto duro, molto corretto, molto giustamente politicamente feroce, quindi questo non glielo potete dire. Però il sindaco poi gli ha replicato durante l'intervento in aula, passaggio del no, di non c'è socialista, posto. Chi è socialista deve dire che sia garantista, ti risulta che è andato a Mametta, non ci sarà andato fisicamente, ma chiunque socialista nell'animo non può che riconoscere che Bettino Craxi è stato in qualche modo oggetto di una ferocia storica prima che giudiziaria, che ora in questo momento torna ad essere rivalutata, e che chi ha il giustizialismo nelle vene non lo perde mai, e anche chi ha il garantismo nelle vene non lo perde mai. Quindi da un uomo di tradizione socialista non mi aspettavo quel linguaggio da rastrellamento politico. E non io è il suo, Io non c'ero, ma sono garantista e sarei stato berlingueriano, però io se fossi vissuto in quel periodo. Quindi io rispondo per me. Ricordiamoci che era un latitante. Comunque a Mametta ci sono stato. E io non ero una socialista. Quindi ricordiamoci. Dai, a Mametta ci sono stato io e sono andato a trovare la salma. Era ancora vivo, era ancora vivo a trovare. No, guardiamo avanti, non faccio il renziano, guardiamo avanti. Questa cosa di Mattei è inquietante. È vero, sì. Esatto. Fa una paura. Fa 90. Grazie a Lucia Tanti, a Francesco Romizzi, a Davide Faltoni, a Franchini, a Fabio Mori. Alla prossima settimana. Grazie a voi, buon lavoro. Grazie.